Amici, nuovo video a tema Fiverr, in caso vi lascio nel primo commento o in descrizione, non lo so, il primo video che è andato benissimo, vi è piaciuto tantissimo, pure fatto la rima. Vabbè, lascia perdere. In questo video andremo ad esplorare due bunker, uno da 20 euro, che spero, incrocio tantissimo le dita, sia una figata totale, uno diciamo gratis. Quindi vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividete il video, in caso dopo questo recuperatevi il primo che è fuori di testa per quanto sono stato scammato, e iniziamo, speriamo di trovare un bel bunker. Incrociamo le dita, vi prego. Allora amici, come vi avrò detto nella intro, esploriamo per primo il bunker da 20 euro. Tra l'altro, a parte delle teste di scheletro inquietanti, quindi ci aspettiamo tantissime cose, ci sono dei pulsanti che voglio cliccare, ma non succede niente, però ci sta sempre cliccare i pulsanti. Se trovate dei pulsanti, cliccateli. Allora, già dall'entrata, stupendo, con queste ragnatele un po' creepy, tutto un ambiente creepy, teste in terra, ragnatele, rotaie distrutte, cobblestone, tutto. Un casino, signore, è un casino, ma è stupendo. E attenzione, attenzione, c'è una mega entrata. Questo è quello da 20 euro. Dopo andremo a fare quello gratis. E tra l'altro vedo delle leve, le quali suppongo apriranno la porta, giusto? Mi sa che bisogna cliccarle un po' tutte, tipo così, poi faccio così, poi faccio così. Esatto, cliccandole tutte si apre la porta. E già qui, già il circuito di redstone mi piace e vale questi 20 euro comunque spesi. Tra l'altro, signori, se vi siete persi il video precedente, che tra l'altro è uscito un botto di tempo fa, vi invito ad andarlo a vedere perché mi si sono chiuse le porte in faccia, perché sono stato scammato di brutto, tra l'altro. Ok, l'entrata con questi blocchi incredibili, come si chiamano questi blocchi qui? È tipo quarzo, mi sembra, non lo so. E qua ci sono delle belle armaturozze incantate che mi verrebbe voglia di ladrare, ma lasciamole qui. E qui c'è sta vuota con il fiorillo blu, che è il mio colore preferito. Quadro, quadro, c'è dietro qualcosa? Non c'è dietro niente. Però dai, carino. Oh, vedete che finalmente valgono qualcosa queste mie spese. E iniziamo con la prima stanza, bella vetrata, con tutti i fiorellini e cosine incredibili, comunque fatto bene. No! Oddio! Cosa? Come si fanno a mettere le robe così sul tavolo? No, voglio saperlo, vi prego. So che voi lo saprete, chiaramente, scrivetemelo nei commenti. Come si fanno a mettere le cose così sul tavolo? È bellissimo, no, è bellissimo. Cioè, vi giuro, fuori di testa, ce le guarderei tutto il giorno. Vabbè, e qui c'è una piccola libreria con un libricino, behind the... Oh, rullo di tamburi dalla regia, prego. No, ho detto rullo... Vabbè, signore, lascia perdere. Che carino il giochino. Painting. Sì, esatto, behind the painting. No, ho sbagliato, ho rubato il libro. Ok, lascia perdere, faccio finita, ho rubato il libro. Quindi, behind the painting, credo sia questo qui, il viandante sul mare di nebbia. Vedete che c'è anche della cultura in questo video di Minecraft. Nuovo libro... Hi! No, ma basta rubare i libri, ma devi smetterla di rubare i libri. Ok, qua c'è una pressure plate con... Belli. Si chiude infatti. Belli. Allora, calma. Corri, vai. Ok, oh, perfetto. Vedete che ora si apre e si chiude. Perfetto, mi si era chiuso infatti dritto, l'ho preso tutto in the face. E qui si dirama in tre zone. Bellissimo. Allora, andiamo prima nella... Vediamo cosa c'è scritto nelle kitchens, nelle cucine. No, vabbè, ma quanto bello. No, voglio sapere come si fa. Cioè, tipo subito. Non ora, subito, subito. Voglio saperlo, tipo subito. E qua ci sono i biscotti. E qua ci sono le cibar. Ma che bello! Ma oddio, ma se siete dei geni, voi che l'avete fatta, siete i miei idoli. Qua si dirama, aspetta, aspetta una cosa alla volta. Guardate che bello! Cioè, credo proprio che siano i 20 euro meglio spesi della storia. Tanto qua sta cucinando, ma non sta cucinando. Stupendo, signori, stupendo. Cioè, io non so fare niente, già tanto se so fare una casa di fango. E questi qui mi vengono a fare sta figata. Bellissima la zona così aperta. E io ora voglio aprirmi tutte le ceste in cerca di qualcosa. 3 hours later. Ok, le ho aperte tutte, non c'era niente. Sono triste, lo ammetto, sono un po' triste, ma vabbè, ci accontentiamo. Qua dentro ci sono, boh, sono le botole con i wires, i barili, pardon, non le botole. E figata, figata totale. Ah, è tipo il retro della cucina. Ma oddio, che figata. Che figata, ma perché voi sapete fare queste cose? Io no, faccio schifo. A parte questo, lacrimuccia, andiamo ad esplorare altro. Ok, chiudiamo, mi sono spaventato. Ok, lo ammetto, mi sono spaventato. Bellissimo il quadro di un creeper. Però in realtà volevo esplorare. Bellissimo. Qua ci manca la testa, qua ci mancano i pantaloni. Attenzione, nudo, nudità. Mi censurano il video, non monetizzo. Usciamo. Bella sta stanzina, carina, carina, piccolina. Beh, comunque, per essere un bunker, è fatto benissimo, cioè io ci vivrei, cioè spero che capiti tipo un attacco nucleare così almeno posso andare a vivere in questo bunker che è tipo stupendo. Qua non c'è scritto niente e devo rubare ancora il libro, cioè incredibile, alla fine di questa cosa una biblioteca mi faccio in casa. Guardate che bello, stupendo, e qua si sale.
Ok, mi sa che in questo letto non ci dormirà mai nessuno. Ok, qua armadie... Mi sono spaventato di nuovo. Che figa... Ma dai, quanto è bello! Ma, cioè, signori, è la cosa più bella del mondo. Cioè, avete presente la cosa più bella che vi abbiate mai visto? Ok, questa è ancora più bella. Dai, stupendo, qua ci sono stato, no? Ah, la mappa del cartografo, bellissima, che è la zona in cui siamo. E libri vari, piantine varie, bellissimo, stupendo. Qua c'è qualcosa, non c'è assolutamente niente. Sarebbe stato bello tipo un easter egg nei barili, ma per il momento... Ma basta con questa zona che mi spaventa, quei cosi. Per il momento non c'è niente, avanziamo verso di qua. Di qua troviamo questi che sono una... Oh, che carini, che figata totale. Un quadro... Con dei bottoni, voglio cliccarli tutti questi bottoni, tutti li voglio cliccare, non c'è niente, non ci si può saltare dentro, no, neanche. Se schiacciamo così totalmente a caso, niente, mi avete fregato, ok, mi avete fregato, belle le canne di bambù così. Signori, voi non so se lo state notando, ma sono veramente euforico, come dice un meme, e mi nascondo qua sotto. Alla prossima. Sto scherzando. Allora, continuiamo l'esplorazione. Un botto di armature, ma è stupendo. Qua c'è pure la zona mangia e bevi. Cioè, tipo, questa è la tavola dove Gesù ha diviso il pane all'ultima cena. C'è il pane, c'è l'acqua, c'è tutto. Praticamente mancano gli 11 apostoli o 12. Non so quanti erano, ok, non mi ricordo quanti erano. E continuiamo con la farm di patate e di lasciamo perdere, facciamo finta di niente, una farm di qualcosa. Continuiamo, ah ok, qua di carote, qua di grano. Ma dai, che fastidio, l'ho rotta e non so neanche rimetterlo perché non so come si chiama. Altra porta, molto bella, cioè quanto è fatta bella con... Che poi, tra l'altro, noi ci stiamo soffermando solo sulle cose. Ma vogliamo mettere questo cambio colore, tipo marroncino chiaro, cioè stupenda. È stupenda, cioè chapeau. Chapeau. E si ha. Sì, pronto, mamma? Sì, ciao. Compriamo un bunker. Ne ho visto un paio su internet. Faccio. Ok, faccio io. Va bene. Ciao, ci vediamo. Ciao, ciao. Ma che cacchio! Stupendo, no? Riguardiamolo, riguardiamolo. Dalla regia mi dicono la VAR di riguardarlo. Si chiude così. E. Stupendo, cioè signori, fuori di testa. E qua mi cambia colore, attenzione, qua mi cambia, cioè colore, mi cambia, ti capito? A volte non so parlare, mi cambia mura, cioè guardate che bello, la genialità di aver messo tipo questo tipo, la cobblestone, poi tipo la cobblestone con le vines, cioè la pietra, beh bravi, 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 qua c'è il bottone che non avevo visto lì. Ma perché mi si chiudono le porte in faccia? Cioè, ho capito che tutto quello che volete, però le porte in faccia è già la terza porta che mi si chiude in faccia. Vabbè, lasciamo perdere. E si sale in una torre incredibile, dove c'è un'altra armatura, un comodino fighissimo e un letto nel quale non posso dormire perché non è notte. È un'ascia in terra, una... No, stupendo. Ma dai, io voglio sapere come si fa. Scrivetemelo nei commenti, signori, vi prego, scrivetemelo nei commenti. E poi qui fuori, vabbè, figata totale, puoi vedere il tutto. Bello, 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 credo sia finito qua, sì. Tra l'altro ora in caso torno allo spawn iniziale e vi faccio vedere quello gratis. Cioè ve la butto lì, dato che è gratis, in teoria, sì, volevo rivedere questo, ok? Volevo rivederlo. Dato che è gratis, in teoria dovrebbe essere una mega scammata, però, hey, vediamo, sarà il delirio. Allora, sono andato alla zona del bunker e mi giro, signori, 3, 2, 1... Vabbè... Era meglio non girarsi. Dai, che cos'è il nuclear bunker? Nuclear cost? Cioè... Ma che cacchio? Ma signori, sono stato scammato di nuovo. Cioè, sembra il titolo di una canzone. Ci sono cascato di nuovo veramente. Dai, spero vivamente. Cioè, proprio con tutto il mio cuore aperto che si espanda verso il basso, perché altrimenti è una tragedia. Signori, è una tragedia. No, non si espande verso il basso. Non si espande niente verso il basso. Carine, però queste così. Però non si espande verso il basso. Apriamo, entriamo e... Beh... Che dire? L'esplorazione è stata fatta? Sono stato scammato. Non posso neanche dormire. Cioè, magari fosse notte, uno dice: vabbè, è notte, si fa una dormita. Dai, signori, sono stato chiaramente scammato. Ma che cos'è questa cosa? Ma che cos'è? Carino, perché carino è carino. Cioè, soprattutto questo pezzo già è fatto bene. Però sono stato scammato. Vabbè, oh, comunque il bunker, quello lì dei 20, lo chiameremo il bunker dei 20. Cioè, è stupendo. Questo qui è una mezza scammata. Bella la porta che si apre così. Interessante, la crafting table. Sì, la lanterna. Sì, il letto sì. Il resto, no.
Quindi signori, io direi che per oggi ci siamo visti questi due bei bunker. In caso la serie può continuare, scrivetemi nei commenti, sperando che io non venga scammato, che altra costruzione posso far costruire. La migliore la proporrò e poi vediamo se riusciranno a realizzarla bella come il bunker. Quindi signori, salvo ed esco. Si è stati scammati palesemente. Esci da tutto, stacca stacca. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione. Il primo bunker era stupendo, tanta roba, e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:15, con un nuovo video. Ciao. Cioè basta, quel bunker è la mia nuova base. Il primo intendo.